How did I feel about Mariah wanting to play soccer, you ask? Well, for those of you who don't know, Mariah was a very active child, and therefore I knew I needed to get her into something. So at about 4 years old, I myself signed her up for soccer, aka football. And I have enjoyed watching her live out her dream, play overseas, especially in Italy, and watch her grow as an individual player. And we support her 100%. And so with that being said, I'd like to say we are Napoli. Un giorno arriva Chiara, aveva solo 8 anni, e mi dice: "Mamma, vorrei giocare a calcio." Io la guardo e dico: "Ma sei sicura?" "Sì, sì, calcio mi piace, mi piacerebbe fare calcio come Luca." Allora penso: "Vabbè, questa vuole imitare il fratello Luca." E le dico: "Ma dai, magari pallacanestro, oppure ti scrivo pallavolo che è più bella." "No mamma, voglio far calcio." "Vabbè, allora ho accettato." Ho detto: "Vabbè, se vuoi fare calcio," l'ho preso un po' così, come se volesse provare un gioco. L'ho iscritta in una squadretta del calcio Puccini insieme a tutti i maschietti, perché lei era l'unica femminuccia, e si è trovata benissimo. Aveva bambini carini, simpaticissimi, era ammirata, e ammirata sia dai bambini che dall'allenatore. Poi a un certo punto, crescendo, ho deciso di iscriverla in una squadra femminile, e poi ha cambiato varie squadre femminili. Comunque, anche mentre cresceva, la difficoltà nostra, i nostri genitori, era quella di doverla sempre accompagnare, era fuori città, quindi c'era un certo tempo di percorrenza per portarla e andarla a prendere, con delle lunghe attese quando doveva uscire dallo spogliatoio, perché lei era sempre l'ultima a uscire dalla doccia, l'ultima a uscire, e noi fuori ad attendere in macchina al freddo, al gelo, a meno 5. Però questo è servito, perché adesso comunque ne è ancora convinta del suo calcio. E poi a un certo punto, come al solito, lei viene e butta lì la frasetta a bruciapelo e mi dice: "Mamma, sai, ho avuto una proposta per andare a Bari." È stata un attimino una doccia gelida. "Ma come, così lontano?" Ho detto: "Ma più vicine non ne puoi trovare squadre." E insomma, poi comunque l'abbiamo appoggiata e giustamente ho detto: "Guarda, se a te piace, vai e fallo." E da lì è cominciata la sua avventura: Bari, poi Verona, poi Napoli. E per noi diventa un pretesto per approfittarne, andare ogni tanto a vedere qualche partita fuori regione e farci un giretto un po' più bello del solito. Paola è nata con il pallone, ero io che non volevo che giocasse a pallone, però quando ha iniziato a realizzare il suo sogno, io l'ho sempre appoggiata e supportata in tutte le sue situazioni. E adesso la seguo e la seguirò sempre, fisicamente e moralmente. La passione per il calcio di Federica penso che sia nata con lei. Lei da piccina doveva seguire suo fratello sui campi di calcio e non si è mai lamentata, anzi le bastava avere un pallone appresso per essere felicissima. A 6 anni ha cominciato finalmente a giocare a calcio nella squadra della scuola, dove ovviamente erano tutti maschi, e lì ho capito che era la cosa che più di ogni altra avrebbe voluto fare. Non ha mai incontrato nessun ostacolo da parte della famiglia. Personalmente io avrei voluto giocare e a me è stato impedito, di conseguenza per lei è stato anche naturale non trovare nessun ostacolo. A me piace molto seguirla perché amo il calcio come tutti in casa e quindi non mi pesa farmi chilometri per vederla. Direi che quindi sotto questo punto di vista Federica è una ragazza fortunata. Quando Benedetta aveva qualcosa tra i piedi, trasformava tutto in un pallone. È quel momento che ho capito la forte passione che lei aveva per il calcio. E mi ricordo che da piccola lei chiese come regalo di Natale poter giocare a calcio, diventare una calciatrice. È da allora che ho capito qual era il suo sogno e in quel momento subito l'ho incoraggiata per fare realizzare ciò con lei che desiderava. E man mano l'ho accompagnata sempre, le sono stata sempre vicino, l'ho sempre seguita, e come ancora oggi, con tutto l'amore che ho.